Il mondo cambia molto rapidamente. Questo oggetto, un normale telefonino, 30 anni fa non esisteva. Che cosa ha reso possibile la sua straordinaria evoluzione? Che cosa ogni giorno rende possibile la comparsa di nuovi oggetti di eccezionali prestazioni? La scienza dei materiali, il nostro moderno corso universitario, è la disciplina scientifica alla base di tutto ciò. La fisica della materia e la chimica della materia, in una visione avanzata, sono indissolubilmente legate e sono i fondamenti del nostro insegnamento. Scienza dei materiali, una scienza antica e nuova allo stesso tempo. Gli uomini primitivi furono i primi scienziati dei materiali perché impararono a modificare gli oggetti esistenti per svilupparne le funzionalità. Nel XX secolo la scienza dei materiali ha avuto un'evoluzione mai vista ed oggi tutta la tecnologia che fa parte della nostra vita quotidiana passa nei laboratori di scienza dei materiali: la microelettronica, i pannelli solari, le protesi chirurgiche, le fibre ottiche che cablano la nostra città. Un comparto davvero impressionante, il cui impatto economico-industriale deve essere percepito in maniera adeguata alla sua assoluta importanza.